Ciao a tutti, Luciana 1, benvenuti in questo nuovo video, analisi di Times del Bahrain, giorno 4, dei test di promozione del 2014. Iniziamo questa analisi con il quadro complessivo che vede Rosberg davanti a tutti su Mercedes con il tempo di 1.33, il 283 e un totale di 89 giri. Beh, devo dire che oggi Nico ha cercato la pole, lo si vede anche dal tempo sul giro, un tempo bassissimo. Rispetto a tutti gli altri, 89 giri, quindi ha giocato anche il passo. Durante questi 4 giorni di test ho visto la Mercedes direttamente davanti a tutti, e la cosa spaventa perché non è davanti di poco, ma è davanti di tanto. Quindi, ok, sono test, però già il quadro si inizia a delineare. E vedete comunque la Mercedes davanti, beh, è positivo, che comunque vuol dire che per il momento sono quelli che hanno capito di più questo regolamento è positivo. Però vediamo già al prossimo test. Comunque per il momento sono un passo avanti a tutti. Secondo posto Button su McLaren con il tempo di 1.34.957 e 66 giri. Beh, si è preso un secondo e mezzo da Rosberg, per farvi capire che la Mercedes davvero oggi è stata sbalorditiva. Lui ha girato, non ha avuto problemi, è stato costante e ha detto che il motore Mercedes secondo lui è una certezza e l'abbiamo visto anche noi vedendo appunto le posizioni tenute da McLaren per questi 4 giorni, sempre nelle prime 4, mai avuti grossi problemi. Un periodo di test molto produttivo, più di 1.600 km per loro. Al terzo posto Kimi Raikkonen su Ferrari con il tempo di 1.36.718 a 3 secondi da Nico Rosberg con un totale di 81 giri. E beh, per la Ferrari questa giornata è stata produttiva perché alla fine Kimi ha lavorato. Guastato dal finale dal suo incidente alla curva 4 contro le barriere che c'è sotto la vettura. Non stare perché le informazioni che ho sentito era che lui era con gomme usate, magari pista fredda, perché comunque nei test non girano in modo continuo, quindi può capitare questi problemi. Comunque non ha fatto terminare sì, la sua sessione, ma manca 5 minuti, quindi è come se avesse finito 5 minuti prima di lavorare, quindi nessun problema, perché la macchina. Lui è abbastanza confidente, come è confidente Alonso, hanno lavorato tanto. Credo che la prestazione della rossa la vedremo nel prossimo test che va dal 28 al 2 marzo, lo ricordo per chi non lo sapesse. Quindi così, questo è il valore della Ferrari in questi primi test in Bahrain. Vediamo un po' nei prossimi quando ci sarà da farsi sul serio, visto che mancheranno 2 settimane a Melbourne. Dove si troverà la Ferrari? Adesso è nei primi tre. Ci siamo. Quarto passo, Felipe Nasr su Williams, il tester che ha portato in dote lo sponsor Banco do Brasil. Si trova a 1 secondo da Raikkonen, a 4 secondi da Rosberg al debutto in Formula 1 come tester. Nasr mi è sempre piaciuto sin dal GP2, l'ho trovato un pilota abbastanza combattivo e abbastanza bravo. Infatti questi test sono alla riprova, un giorno e quarto. Anche la Williams aiuta, perché la Williams è un'ottima vettura. Però di certo ha fatto del suo talento e fa sempre piacere. Per lui ricordo 86 giri compiuti. Quinto Maldonado su Lotus, 1.38.707. Ieri avevo detto che la Lotus non meritava di stare ottava. Credo che Maldonado mi abbia ascoltato. No, scherzi a parte, è quinto a 5 decimi dalla Williams. Quindi, no, scusate, a 1 secondo e 2 dalla Williams. Quindi, miglioramenti ce ne sono stati in questi 3 giorni per la Lotus, per la E22. 58 giri, si è superato un po' i problemi, però 60 giri li ha messi, sono sempre chilometri che fanno sempre comodo per lo sviluppo del motore. Quindi penso che la Lotus è indietro rispetto a tutte le altre e lo si è visto in questi test. Però ci stanno provando a recuperare. Al stesso posto, Perez su Force India con il tempo di 1.39.258 a 5 secondi da Rosberg e pochi giri, 19 giri. La sua sessione è terminata alle circa le 3 nel Bahrain ovviamente, quindi luna da noi, e
Si è scoperto che era terminata perché hanno visto Dzeko giocare con dei bambini a calcio vicino al box, quindi hanno capito che la sessione era finita. Per problemi penso di natura elettronica e non anche pochi giri che ha fatto. Settimo posto, Daniel Ricciardo su Red Bull con il tempo di 1:39.837 e un totale di 15 giri. Red Bull sempre più in crisi, non riescono a trovare soluzioni ai loro problemi. E 15 giri, davvero Red Bull non trova pace. E penso che questa pace devono trovarla dal 28 al 2. Se la trovano dal 28 al 2, dispiace dirlo perché fosse Red Bull, che credo siano pochi, però. Per loro non c'è speranza perché Red Bull ha messo in piedi poco, poco e poco da noi nel mondo, non ce l'aspettiamo. Vediamo come si evolve la situazione, che di certo non è delle più rosee. Ottavo posto per Vergne, su Toro Rosso, a 7 secondi da Rosberg, anche lui 18 giri, quindi motore Renault anche lui. Pochissimi giri, problemi, problemi, problemi. Allora, i francesi si vedono risolti, a me non sembra, stando quello che vedo dalla pista. Poi, nono Kobayashi su Caterham con il tempo di 1:43.027 a 9 secondi da Rosberg. 16 giri anche lui, motorizzato Renault. 16. Pochi, pochi, pochi. Anche lui motore Renault, quindi che porta tanti problemi. Decimo, Ericsson su Caterham con il tempo di 45.0 a 11 secondi da Rosberg, 4 giri. Penso che questi 4 giri siano dovuti a problemi simili a quelli di Kobayashi, dato che la macchina è la stessa. E mi chiedo perché abbia fatto questi 4 giri. Perché? Secondo me era meglio che se ne stava al box per tutto il tempo che ha girato, perché metterle in piedi 16 km, farne 0 a sto punto tanto valeva, perché non è che se ne fai 16 hai guadagnato chissà che cosa. Magari esperienza per te sì, ok, ma per la macchina, per lo sviluppo della macchina valgono nulla. Undicesimo Sutil con 6 giri senza tempo, penso che abbia sofferto di problemi anche lui sul... Ah no, scusate, no, i problemi che ho fatto sottili li so. Problemi alla scocca della vettura. All'interno scocca che l'hanno bloccato per praticamente tutta la sessione di oggi. Poi abbiamo ultimo Bianchi con la Marussia con 4 giri. Beh, anche lui come Chilton, sì, come Chilton, sì, scusate. Ciao. Come Ericsson, se sono muovi di giri senza tempo. Però lui è motore Ferrari, quindi non so, perché la Ferrari comunque ha fatto 81 giri, penso ci siano altri problemi di fondo che non so. Vabbè, a parte questi problemi che non so, che di sicuro saprò in un futuro, e se lo saprò non tarderò certo a dirvelo nei prossimi video. Comunque, tracciando i problemi della Marussia, questa analisi dei test in Bahrain si chiude qui. Il quarto giorno e anche del primo turno, che il primo turno è finito. Vi do appuntamento ai prossimi video, che saranno di sicuro domani, se riesco ovviamente. Le due ultime due analisi delle vetture di Formula 1 che mancano, che sono la Caterham, sì, la Caterham, la Marussia e la Lotus, e probabilmente altri video, magari penso di continuare Rally e Formula 1. E con i test in Bahrain vi do appuntamento dal 28 di febbraio al 2 marzo, ovvero da giovedì, no scusate, da venerdì, sì, venerdì, sabato e domenica prossimi, con il secondo e ultimo turno a 2 settimane da Melbourne. Vi lascio con i risultati e un saluto dal vostro Philips N1. Iscrivetevi, mettete mi piace al video se vi è piaciuto e restate sintonizzati su questo canale. A presto, un saluto a tutti, ciao ciao!